Mia mamma non si è mai occupata molto della mia educazione, questo in virtù della sua particolare alimentazione. La mia mamma si ciba esclusivamente di grappa corretta sambuca. Mi fa piacere sentirvi ridere per questa puttanata qui, quando faccio questa battuta in Veneto, in Friuli, in Trentino. Non sono, non ride nessuno, ma c'è anche qualcuno che si incazza e mi dice: cosa che siete strano anche a Beor de mattina, eh? Adesso però mi scuso, perché ho visto che ci sono un sacco di signore, e io mi scuso perché il mio linguaggio è sempre un po' crudo, un po' diretto, un po' efferato, talvolta le crudezze che dico sono anche un po' gratuite. E allora, per farmi perdonare da questo bel pubblico di Zelig e per farmi perdonare dalle signore, io vi faccio un bel regalo, vi voglio regalare un pezzo di jazz, lo suonerò io con la tromba, e vi suonerò My Funny Valentine, e nella versione che è stata in qualche modo reinventata da Miles Davis, dedicato a tutte le signore e signorine presenti questa sera. Grazie di essere qui, un attimo solo che... My Funny Valentine di Miles Davis. Nella versione di Miles Davis. Non l'ha scritta Miles Davis, questa è la versione. Adesso ti strappo le orecchie. Te l'attacco sul culo così senti le cagate che fai tu, va bene? Non sono capace di suonare la tromba.